Da gioco chiuse per via delle misure anti-Covid ed è boom del gioco illegale con grandi affari ancora una volta per 'Ndrangheta e Camorra. Causa Covid e le conseguenti misure restrittive per contenere la diffusione del virus, le sale scommesse legali sono ormai chiuse da mesi, ma i giocatori d'azzardo si sono organizzati comunque ritrovandosi nelle sale giochi clandestine, nate un po' ovunque su tutto il territorio nazionale. A Catania i carabinieri ne hanno scoperto una allestita in una cartolibreria, mentre a Genova il retro di un negozio era stato trasformato in una vera e propria sala giochi illegale. Il giro d'affari su cui hanno messo le mani le mafie quest'anno rischia di essere da capogiro, si parla di almeno 22 miliardi di euro. Il settore del gioco legale invece è in seria difficoltà e senza tempi certi per le riaperture delle sale scommesse e sale giochi rischia di sprofondare nel baratro in favore di quello illegale, con la perdita in totale di 150.000 posti di lavoro. Giovedì lavoratori del gioco legale, dopo 200 giorni di stop, scenderanno in piazza Roma e a Milano per chiedere risposte rapide e certe. La gravità della situazione, si legge in una nota diffusa, è tale da aver portato per la prima volta ad una protesta pubblica da parte dei lavoratori di tutto il comparto, che manifesteranno un sotto la bandiera di lavoratori del gioco legale per chiedere a gran voce la riapertura immediata delle attività nelle regioni in regime di zona gialla nel rispetto dei rigidi protocolli anti-Covid.